I have to get off this island. Jack here. The Secret Order has an old and trusted ally. They have watched over you for your entire life. Now is time to call upon them. Your unique bassy voice registers within their hearing range. Touch your gold bond and speak. They will appear. Hello? Yin Lo Wang is decimating the peaceful town of Hung Lo. Thank you, Seymour Prophet. I am forever in your debt. What have they done? Grazie, profeta Seymour. Molto molto gentile per avermi portato qua. Se vado tutto di qua non succede niente. Anglo, non mi ricordo più di te. La mia casa. Dannati bastardi. Bentornato, Sia. Ti piace come abbiamo risistemato? Spero ti piacerà quello che sto per fare alla tua faccia. E' qua. Dannato cine. Dannato cine. Ammazza, oh, qua saltano fuori di tutto e di più. Devo distruggere sto cazzo del portale. State zitto un attimo, signor tedesco qua, scusate. T'ho appena distrutto. Aspetta. Ok, voilà. Distruggiamo questo bello portale, altrimenti salta fuori chissà chi e chissà che cosa. Do qua però due portali così non va bene. Sicuramente salterà. Ammazzo con un pugno di sfuma. Ma perché sono tutti qua poi? Non lo so io, Tutti qua ad Anglo a romper le balle a me, brutti schifosi. E via qua, capellone. Demo. E sto cosa? Aio. Ah, quindi le fiamme dell'inferno fanno male. Spero che Anglo ti piaccia ben, cotta. Nessuno fa questo alla mia casa. Aspetta che prendo questo e poi te distruggo. Oh, che ogni tanto servono pure i portali de Satana. Bastardo di un Yang Low. Soprattutto devo star per terra. Devo star per terra, che attento che mi brucio. Ok, avete capito tutto quello che ho detto? No, aspetta che becco questo e vi distruggo un po' tutti. Venga qua, signorina demoniaca. No, che la tua anima vada in pace. Scusi telecameraman, ma ho dovuto farlo e quindi metta tutto sul conto, tanto ci penserà Gold Bond a tutto. Ok, va là. Altre anime decimate. Andate e andate via fuori da casa mia. Certo che dopo a pensare che devo risistemare tutto io è un bel problemino, ecco. Non è che sia tanto felice. Mamma mia, che distruzione. Dannati cinesi. Ma perché dico dannati cinesi? Che so cinese pure io. Controsenso questo. Distrutto la fabbrica dove lavoravo da bambino. Brutti bastardi, come vi permettete? E chi minghia siete? Ah, quello di carta pesta. Esatto. Va là. Ridatemi dei barili. Mi servono. Ne ho necessità. Aia. Ah no, non è quello di carta pesta. O era quello di carta pesta. È quello che spara. Aia. Quello che spara il cacchio dei fuochi d'artificio. No, è andata via la vita. Voilà. Destruction. Certo che ste cacchio de fiamme, però come rompono le balle loro non lo so. Facciamo su i soldini, che ancora adesso non ho capito che cacchio servono i soldini, ma soprattutto più che altro se servono a qualcosa, ecco. Che anche se non servono a niente, chi se ne frega, però. No, salti fuori qualcuno. Vabbè, vai a questo, va. Andiamo avanti. No, Top. Dritto in faccia, ucciso subito, one shot. Ma ste cacchio di fiamme, quanto dolore che mi fanno. Aspetta. Voilà. Hold it.
Fermi tutti! Chi comanda qui? Io. Ah. E chi saresti? Io sono progettista gioco. Va bene, signor progettista gioco, non ne posso di più questa musica drammatica. Dammi un po' di ritmo. Ok, sì, ho un'idea. Ecco il ritmo. Oh, mi piace. Bene, andiamo. È tempo di sfanculare un po' di personcine. Oh, finalmente con un pochino di ritmo. C'è un certo ritmo questo qua. È tutto dire, però. Sei carne morta, prescelto! Shaq, stantuffa! Vado subito! Oh, finalmente Shaq Deezer, spero dopo di diventare anche Shaqtus! Demolition! Che anche con questo qua si può tenere premuto e si va molto tranquillamente alla distruzione! Oh, gli amici cinesi qua col culone! Aspetta che sgaso un po' per terra, così almeno ritorniamo tutti giù. Voilà! Ah! Anche se faccio l'attacco quello... Ecco questo. Anche se faccio la mega spinta, va giù la vita. Cioè, va giù l'energia del Shaq Diesel. Buono sapersi! Demolition! Boom! Se faccio così, bada bam! E un po' qua, certo che... Chiamare ritmo sta cacchio di musica, non lo so, eh. Avrei i miei dubbi, caro programmatore del videogioco, ecco. Da! Distruzione totale con Shaq Diesel! Altri portali? Cinesi, tedeschi, imbecilli zuccheranti, zuccherosi. Tutti pieni di zucchero, peccato che non posso prendere quel coso là. Aspetta che distruggiamo questo racchio del portale. Portale 1, portale 2, portale 3. Demoliti tutti. Bam! Ve spacco tutti, venite qua. Dannati tedeschi. Boom! Ho un pochino paura di rompere l'armatura, dato che qua mi sembra una zona molto impestata di nemici. E ciò non va bene. Ancora. No! Aspetta, aspetta! Bam! Ancora! Ancora questa qua, queste cacchio di scosse elettriche. Questa qua, diciamo, è la pantera di Hollywood, un attimino ancora più perversa. Aspetta! Lo sapevo! Non ho prestato attenzione, sono finito in cooldown. Dannato me, devo guardare il serbatoio. Quanto cacchio di danno mi stanno facendo? Vediamo qua se c'è un po' di vita, perfetto. Così, almeno... Se la si fa andare avanti ancora un paio di secondi. Quella che ho distrutto il portale, manco proprio. Non gli ho dato neanche un millesimo di secondo di possibilità. Dannati sparafuochi artificio. Beccate questo. Venite. Oh, ma perché qua c'è pieno di tedeschi? Che è sta cosa? Perché qua c'era, se mi sbaglio, la BMW Tarocca. Non so se la BMW sia tedesca, sì, credo proprio di sì. Sbanfete! Arisbam un'altra volta, te faccio vedere io i fuochi d'artificio. Ovviamente siamo in Cina, cioè se non creiamo noi i fuochi d'artificio, chi li crea? Da! Venite qua, tutta gente che se la fa con il male. Yen Lo Wang, piano piano sto arrivando. Se ovviamente ce la facciamo anche a superare sto cacchio del punto. Che mi sono già rotto i zebedei, se devo essere sincero, to. Dall'amata distanza. Tutti i panzoni, per fortuna ti spariscono anche abbastanza velocemente, perché eccola là, non c'è tanta voglia di vedere i loro cacchio di sederoni perizomati. E qua invece delle bombe ci sta a cacchio de lava. Dato manco mi ricordavo che a Yellow Wang ci fosse un vulcano, eh? In base c'era una montagna, quello mi ricordo, c'è anche l'uomo là con la limousine. Cacchio volato quello là. Vabbè. E buttiamo giù roba, dobbiamo dare, diciamo, un senso a questo gameplay, dato che anche il programmatore qua non è che abbia messo così tanto stupore finale qua in questo ultimo livello, soprattutto la musica non è che abbia tanto sto cacchio del ritmo, eh. Io tengo a precisare ancora una volta, ci doveva essere un qualcosina un po' più di... Ce la facciamo anche andare avanti. Yeah.
capite, Yanlong Wang ha un appuntamento fissato con me e vorrei distruggerlo più velocemente possibile. Ecco, basta che quelli ciccioni non mi saltano fuori dietro e io sono a posto. Top. Voilà. C'è ancora qualcuno che si vuol parare dinanzi a me? Sì, anche dietro. Bam. Aspetta, devo buttare giù qua, altrimenti quelli là vengono su e non è bene se vengono su quelli grossi. Devo stare attento anche se c'è, se salta fuori la freccettina per il segnale di poter andare avanti, altrimenti sto qua a menare di qua di là senza un motivo logico. La mira, beh, sti qua ciccioni grossi che si spostano. No, beh, signor programmatore, non è che potremmo tagliare quel pezzo qua, perché mi sono già rotto le balle, cioè sinceramente vorrei anche un attimino proseguire. No, e di oh, finalmente lasciami raggranellare qualche spicciolo e si va avanti. Aio, basta, basta. Ehi, progettista gioco, vieni qua. Eccomi, Zack. Basta con i nemici infiniti, è roba da free to play. Pensavo fosse una buona idea. Questo non è mica Flappy Shack. Ok, ok, ecco qualcosa di nuovo. Oh, certo, sto Shattus l'avevamo visto pure prima, eh sì, abbastanza. Io intanto sentire danni, non avere tanto capito dove danni arrivare, però io distruggere senza tanti problemi, basta che non mi arrivi nessuno da dietro, perché sti qua c'hanno pure il cacchio de scudo atomico. Aia, bam, ia, mega saltone cinese, perché ricordatevi che io, Shaquille O'Neal, sono cinese. Aia, sono un povero orfanello che è stato tirato su da mia mammina. Sinceramente non mi ricordo chi fosse mia madre, infatti l'ho chiesto un po' di qua, un po' di là, ma tant'è, distruggiamo i portali. È bello che non vedo nessuno, però comunque si sente il rumore del danno. Almeno riusciamo che non posso prendere la spadona per terra. Che roba, cazzo, sentito. Roba distruttiva, questo non sa lo scudo, quindi è un pochino più facile. Oh, sta un po' tranquille. Scusa, ma non c'aveva mica lo scudo pure questo. Vabbè, quelli che hanno gli scudo giganti, che tra l'altro c'ha il mega scopone col pugno, e quando cade che l'ho distrutto, aiuto, quando cade che l'ho distrutto c'ha, ecco questo, c'ha la spada. Aiuto, aspetta prima che gli ritorni, eccolo là. Qua sono un pochino nella melda. Per tutto l'intero gioco non ho parlato in cinese, vabbè, diciamo che io ho un accento tutto mio. E andate un po' lontani dalle balle. Esatto, devi prendere la distanza per potergli rompere lo scudo e poi poter sperare di far qualcosa contro questi ciccionazzi. A uno gliel'ho rotto, a uno l'ho ucciso. Aspetta che qua ho visto che finché non caricano il colpo non fanno niente. Non cadermi di chiappe, che dopo sono a posto io. Aspetta, portale, distruggiamo portale, distruggiamo sparafuochi d'artificio. Aia, becca questo. Voi da lontano la madò. Anche loro hanno un range di tiro che è davvero spaventoso. E andiamo avanti. E un'altra volta con sto attacco. Volevi, ti sarebbe piaciuto volarmi addosso così? Ah, ma non so più Shaktus. Aspetta, magari mi dassero delle palle da buttar giù, sarei pure contento, ecco. Banfete! To the Fatherland un ciufolo! Dannato Manzavistel! Qua pure i soldati da dietro. Dato i soldati da dietro potrebbe essere anche tranquillamente un nome di un film abbastanza sconcio. E forse avete anche già capito di che genere potrebbe essere quel film lì. Bam, giochiamo a bowling qua tranquillamente con le rocce ultra mega laviche che vengono dal nulla.
Yeah. Un po' tutto questo gioco viene dal nulla. Farò subito la recensione qua. Io l'ho scaricato gratis, perché questo qua era gratis per coloro che avevano comprato la prima edizione di NBA Playgrounds. E se dovesse essere, mi potreste scrivere quanto costa la versione normale, perché ovviamente col fatto che l'ho scaricato gratis non so quanto costa. Io non l'avrei assolutamente acquistato come gioco, ma dato che era gratis l'ho giocato e mi sto divertendo. Oddio no, questi no però, gli amici ninja, i ninja razzo, no. Te volevi farmi il backstab, eh? Ti sarebbe piaciuto farmi il backstab? Dannati rocker veri! Tanto mi sembrano parenti dei ciccionazzi qua cinesi, eh? Proprio dobbiamo dire le cose come stanno, eh? Ci sono anche i parenti là dei... no! Dei bodyguard! E di tutti gli altri ciccionazzi! E pure dei tedeschi! Toh! Dei tedeschi quelli con la mazza da baseball! Che io non mi ricordare tanto se in tedeschi a giocare tanto a baseball, eh. Bastardo che mi ha fatto lo backstabby. No. Giocate sti colpi. Via. Con questi qua bisogna stare davvero attenti, perché se vi beccano col backstab vi fanno il male. No. Ah. Spacchiamo portali. Che non voglio vedere nessun altro. Questa è una brutta zona. Questo è un brutto momento. Qua ci vorrebbe del concentramento. Che cacchio ne volo ha fatto quello là? No! Che becca questo? No! Voilà. Aspetta, ma era rintronato! Era rintronato, fammelo colpire, dannato uomo razzo! Oh! Distruggiamo queste cacchie dei portali! Diciamo che è un pochino ripetitivo come gioco, però anche la simpatia delle varie situazioni. Basta, come ha fatto Baxter. Beccate questo, e beccate pure questo, dannati uomini razzo! Ho capito da dove venite voi! Dai razzi! Si chiamano ninja razzo, da dove cacchio dovrebbero venire? Allora, distruggiamo qua che c'è sempre della vita. E sto coso. Buona! Le casse, ci stiamo avvicinando. Yang Lo è sempre più vicino. È sempre più vicina, perché è una donna a meno. Lo lascio riferito a Yang Lo con lei. Top. Vedete che ci sono sti cosi qua? Satanici, vai sulla luna. Anzi, in purgatorio, dato che qua siamo all'inferno. Mi dimentico sempre di fare le combo coi calci. Poi intanto che ci stanno sti cacchio dei fali, sinceramente. Il fiume inquinato dove mi lavavo le ferite è lava fusa. Eh sì, è da un po' che è lava fusa, eh. Ah, quindi giustamente, dato che siamo in una sottospecie di inferno, non c'era un vulcano, ma è cicciato fuori tutto il coso là. Ora sti cacchio dei cosi, arrivederci, che per fortuna che li ammazzo con due colpi, e per fortuna che ritorna sempre sto coso che mi dà tanto mano. Tanto manco sapevo che c'era difficoltà in sto gioco. Almeno nei vari menu di morte, se mi sbaglio, ti diceva di... Aia, abbassare la cacchio di... difficoltà. Te faccio vedere io la difficoltà. Adesso andiamo avanti. Brain damage. Se lo faccio io, brain damage. Oh, e mori. Tra cacchio di muscolosi qua, siete tutti dopati. Poi andate in giro a farvi vedere. Beccate questo. Tornatevene a Hollywood. Guarda te che te sto a prendere per il culo. E vai dritto dritto non si sa dove. In mezzo alla lava no, perché mi si è rotto il cacchio le cose. Combo con i piedi. Oh. Tempo qua. Toh. Mi hanno fatto tanto disgradarsi quando io ho in mano dei pali accuminati. Do cacchio, l'ho spedito quello là proprio al di fuori dal gioco dall'altra parte, proprio nell'ufficio del programmatore. Chi è? Ma c'è ancora qualcuno? Mamma mia, oh! Non finiscono più! Perché ci stiamo arrivando alla fine! Dio! Vabbè che bene o male mi sta dando sempre vita quei tizi qua. Te che ho sto super calcio! Te! Com'è? C'è qualcuno di grosso? Non ci sono problemi, toh!
Qua se ci fossero i barili, le stragi, gli strike. Un altro checkpoint, grazie. Aiuto. Gente zuccherosa che cade dall'alto, imbecilli. Ah no, sono questi con le katane. Ti sarebbe piaciuto farmi quell'attacco lì, eh. Mi sa che uno non l'ho ammazzato proprio. No. Bella la katana. Babyface da tanto tempo che è morto. Ha smesso di deporre uova. No. Aspetta. Aia. Fatemi fare l'attacco. Morti stramorti. Venite voi con le mega sciabole. Dopo mi occorrono a me. Ah no, questi sono i zuccherosi, è vero, vero, vero. Quelli da baby. Baby, pugno. Do cacchio sono, non mi vedo più. Fuga. Aspetta che t'ammazzo te. E prendo la katana e poi ti distruggo senza problemi. Peccato che non posso prendere le chitarre. Mi sarebbe tanto piaciuto suonare un assolo di chitarra in faccia sti sto... Aio. Faccia sti stolti. Sti imbecilli. Sti corrotti dal sistema. No. Doppio pugno. Tuonante. Fuga. Ah. Aspetta. Aiuto. No, che qua ci rimango secco. No, no, no. Allora, dove riuscire a prendere... Prendegli la katana a questo. Bene. Il mio momento. Icy Hot. Sì, antidolorifico. Compratelo tutti. Bam. Icy Hot è il meglio del meglio sulla piazza. Se vi siete fatti male prendete Icy Hot, che da quello che ho capito è una crema antidolorifica. Aia. Aspetta che vi vengo subito a mettervi le mani addosso a voi, cari amici miei. Beccate sti cacchio dei pugni. Certo che becco anche tantissimo di quel danno con sti cacchio di... No. Ah, scappate pure, eh, perché dovete ricaricare i fuochi d'artificio. Vai sul il purgatorio. Tanto che se siamo all'inferno. Oh, punto finale. Stiamo arrivando a Yang Lo Wang. È una lei. Voglio capire soprattutto perché ci vuole così male. Io ero tutto tranquillo là a essere bullizzato, perché ero un cinese abbastanza tipico. Anche se non vedo tutta questa differenza con tutti gli altri. Destiny? That is my human name. You're Yin Lo Wang? Now you're getting it. And you're also? Keep going. It can't be. 30 years ago, soon after I began my campaign to moronize the world, I adopted my first PR baby. The public response was so positive that I got another, and another. There were 8 of you. You were the runt, so small I used to carry you around in my Dolce Banana handbag on my tour of China. That's when I learned of the prophecy. And that you would be my demise. I couldn't let that happen. When I was a baby, a young whale named Seymour Prophet saved me from drowning. Someone had thrown me into the ocean in a handbag filled with bricks. Shaq, that was so long ago. Look at you now, so big and strong. Join me and we can rule the world as mother and son. You ain't my mama. You're just a demon hiding inside an aging pop star who's struggling to remain relevant! Bene! Siamo giunti alla fine! E siamo contro Yan Lo Wang! Ma soltanto c'è sta da capire come cacchio si fa a colpirla. Te sei incastrata la mano, imbecille. Te distruggo. Ma ho capito come si fa a distruggere sto cacchio di Yan Lo Wang, perché lei è un imbecille. No. Meglio che si è fermato lì. Coso, distruggiamo tutto. Spacco tutto, pure con le combo, con i calci. Dannata Yan Lo Wang, che mai... Oh! Dannata Yan Lo Wang, stavo dicendo.
Non importa cosa succederà, ho già vinto, i miei 30 anni di fatica hanno dato i loro frutti, le persone sono deboli, stupide e pronte per essere dominate. Un bambino su 10 crede che le banane vengano costruite in fabbrica. E beh, su questo ci credo, ecco. Aspetta, devo avvicinarmi perché devo rompere questa dannata donna. Allora, tira una botta con una testata. Bello che si è messa in mezzo. Sta imbecille. Non gli ho fatto tanto danno, proprio devo essere sincero, perché poi con questa musica pop, devi comunque farti pubblicità. Mi metto di qua, distruzio, certo che a sto punto ci metto 80 anni a distruggerla. Se dovessi magari saltare fuori qualcuno con, che ne so, qualche katana, qualche bastone, riuscirei anche a far più danno. Toh, dannata Yellow Wang. No! Fuga! Becca questo panzone immondo! Via! Via! Fuga! Messo! Quindi? No! Io sinceramente mi metto qua e distruggo questo. Se poi riesco ad ammazzare più gli altri, bene. Altrimenti, sti cacchi. Il mio obiettivo principale è lei. L'essere più ignobile del mondo. Y come se piovesse. Mica avevo visto che prima stanno facendo 10 film di Fast and Furious. 10. Aiuto. Aspetta che salto un altro. Che botta, ma ho distrutto tu. Aio. Aspetta che salto. Ok. Andati brutti ceffi. E ste cacchio le fiamme dell'inferno, però no. Tutto qua. Carico un po' i colpi e dopo vai dei colpi con i calci. Toh! Mega combo! Scappiamo! Oh! Ah! No! Manca poco per la distruzione! Devo far su vita! M'hanno rotto! I vostri capi sono burattini! Sono io che comando! E chi ti ha detto qualcosa? Dannata Yellow Wang! Non ti preoccupare che sta arrivando la tua fine! E la tua fine sarà per merito del mio 57 de piede! Vieni qua, dannata! E finiamo il nostro lavoro! È giunta la tua fine! We Chinese are resourceful people. Our gifts to the world are many, like fireworks, toothbrushes, and General Tso's chicken. Is this going somewhere? But obelisks that allow demonic souls to travel between Earth and Hell? Not so smart. But I'm about to remedy that right now. Over. I thought about all that had passed. I thought about Yeye. I may have slain a few demons, but deep down, I was still just a poor Chinese rickshaw driver. Knock, knock. Who's there? Where to? Gold Bond! Yeye? We have problem. I think we may have missed the darkest, most evil demon of them all. The man with the power to stupefy the entire world with just a few words. Mere mortals tremble when they look at me. You don't get it. God worships me. I'm everywhere. I'm all powerful. I'm omnipotent. Let's go whoop some demon ass. Oh, e finalmente abbiamo finito anche questo gioco. Spero che tutta questa serie di video vi sia piaciuta. Non è durata tanto, anche perché non è che sia durato tanto il gioco, come ho detto prima.
Mi è piaciuto, se non avessi comprato ai tempi NBA Playground e questo qua fosse stato possibile scaricarlo gratis, non l'avrei comprato assolutamente, dato che era gratis l'ho scaricato molto molto tranquillamente e mi ci sono divertito. Che forse non è che sia proprio sto grandissimo videogioco, però è molto molto divertente, soprattutto le varie scenette di intermezzo e gag super mega razziste che ci stanno, ogni tanto un po' di scorrettezza si sta, perché non bisogna essere tutti permalosi. Detto questo, ragazzi, spero che questi video vi siano piaciuti, noi ci vediamo alla prossima con nuovi incredibili video. Soprattutto, non vorrei dire cavolate, oggi dovrebbe iniziare una nuova serie che ci sarà da questo giorno. Ecco, voi vedete questo video e poi aspettate che ci sarà fuori un altro video con un altro Let's Play Walkthrough.